febbraio, noi stiamo per uscire, oggi facciamo una gita fuori porta, andiamo in un castello che si trova a circa un'oretta e mezza da Bucarest, si chiama Castello di Peles, ovviamente vi portiamo con noi, ma prima di uscire come al solito outfit of the day. L'outfit in realtà è molto simile a quello di ieri, ho lo stesso maglione però questa volta marroncino, jeans neri, la cintura di Asos e le Timberland. Aggiornamento, abbiamo preso il treno da Gare du Nord, Bucarest, e siamo arrivati a Sinaia, ci abbiamo messo più o meno un'oretta e mezza e adesso ci aspetta penso una ventina, massimo una mezz'oretta di minuti per arrivare al castello e quindi vi portiamo con noi, dovrebbe esserci un paesino molto caratteristico. Abbiamo camminato 10 minuti, io sono già stanca. Abbiamo raggiunto il monastero di Sinaia e qui sembra tipo di essere in una mezza via tra il Trentino, l'Austria, e c'era un sacco di gente con lo snowboard e gli sci. Ci manca ancora un po' per arrivare al castello di Peles, però forza e coraggio ci arriveremo. Vi faccio vedere il monastero di Sinaia. Circa una mezz'oretta di cammino siamo arrivati al castello di Peles. Abbiamo appena acquistato i biglietti per visitare il castello di Peles e mostrando la nostra carta dell'università abbiamo ottenuto lo sconto. In più abbiamo scelto di fare il tour completo, quindi sia al piano terra o primo piano sia al secondo piano, visto che siamo arrivati fin qua comunque secondo noi vale la pena visitarlo tutto. Quindi adesso entriamo e non sono sicura che si possano fare riprese, ma nel caso cerco di fare qualcosa di nascosto. Sono circa le 3, siamo di nuovo scesi, siamo ancora a Sinaia, al paesino di prima. Ci abbiamo messo molto meno a scendere perché ovviamente era discesa e ci siamo fermati qui dove c'è una creperia, dove le crepe costano veramente poco, perché costano meno di 3 euro e ne stiamo prendendo una, io e una Davide. Io ho preso la crepe, ovviamente Nutella e cocco, ormai lo sapete, e lui ha preso la crepe, Nutella e caramello. Buon appetito! Siamo appena saliti in treno e siamo anche appena partiti in direzione ovviamente Bucarest, si torna diciamo a casa in hotel. È stata una giornata molto bella anche se c'era un freddo boia, infatti si vede dal mio naso un po' rosso. La crepe era buonissima però molto complicata da mangiare, abbiamo fatto tipo un disastro, soprattutto quella di Davide che aveva il caramello sciolto, è venuto fuori un macello. Però adesso siamo in treno, ci metterà un'oretta e mezza come all'andata e dopodiché andremo a comprare qualcosa da mangiare.
Siamo appena tornati in hotel e siamo passati di nuovo alla Carrefour perché oggi ceniamo a casa, domani probabilmente pranzeremo qui in appartamento, quindi abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo preso due acque, una naturale e una frizzante, abbiamo preso le caramelle Orsetti che abbiamo già iniziato a mangiare mentre tornavamo a casa a piedi, poi abbiamo preso cioccolata Milka, quella con dentro tipo la mousse. Abbiamo preso di nuovo il prosciutto crudo e jamon serrano che avevamo comprato anche l'altra volta. Abbiamo preso il salame che è comodissimo anche per fare tipo i panini. Abbiamo preso due nuovi Oreo, questi sono gli Oreo Cool Mint, quindi la menta. E questi sono brownie, quindi non li abbiamo mai provati. Poi abbiamo preso, visto che domani è anche San Valentino, abbiamo preso dei biscottini. Questi hanno il cocco, la nocciola e il cioccolato classico. Io sono concessa un ospizio, ho preso questi mini macaron al cioccolato, ce ne sono dentro 6 o 7. Abbiamo ripreso il bacon che avevamo preso l'altra volta. Abbiamo preso delle patatine. Visto che abbiamo sia il forno, sia il microonde, un po' tutto, quindi in teoria possiamo cuocerle. Poi abbiamo ripreso una delle focacce che avevamo preso anche ieri, questa qua classica con il rosmarino. Abbiamo preso queste che sono tipo delle cotolette di pollo che pensavamo di mangiare un po' stasera, un po' domani, insieme alle patatine e il bacon. Poi abbiamo preso una mozzarella, questa qua non è il massimo, però è quella mozzarella tipo per la pizza, insomma, però è sempre mozzarella, quindi abbiamo deciso per questa. E abbiamo preso quattro dessert, che sarebbero questi qui. Ne abbiamo presi due al cioccolato e due alla vaniglia. Questi qua, anche quando si sta guardando la TV la sera prima di dormire, così fa comodo. E direi che abbiamo preso tutta questa roba e abbiamo speso tipo 20 euro, poi magari vi metto qui il prezzo che abbiamo speso.